programma di sviluppo rurale 2014-2020 e le nuove normative in materia di sicurezza in agricoltura, al centro di un incontro dibattito organizzato ad Andria dal gruppo consigliare di Forza Italia alla Regione Puglia. Le interviste di Luca Ciciriello. Un PSR è consistente da un punto di vista della dotazione finanziaria, che contiene in sé gran parte di quelle risposte che il mondo agricolo attende, ovviamente sapendo che tutto ciò dovrà essere coniugato con una buona politica ordinaria nella quale riusciremo a disciplinare eventualmente anche le attività tipiche che la regione svolge. Un PSR che spazia dalle misure per i giovani, al biologico, agli investimenti, alla ristrutturazione anche delle attività aziendali, quindi una ampia gamma di opzioni. Bisognerà essere bravi a modularle nel tempo, perché questo PSR da 1.600.000.000 durerà circa 7 anni. Dobbiamo essere bravi ad individuare anche quali saranno i bandi che partiranno prima, anche per dare delle immediate risposte alle esigenze di un settore che è strategico e trainante per la nostra regione, ma che è costantemente purtroppo afflitto da problematiche spesso anche storiche, le cui soluzioni sono ancora lontane dal venire del tutto. Il tema della sicurezza, ovviamente legato anche alla possibilità di fare degli investimenti, è un tema appunto strettamente connesso con l'utilizzo delle risorse. Purtroppo noi assistiamo in questi giorni, in questi mesi, devo dire da qualche tempo, ad un trend di peggioramento della condizione generale della sicurezza nelle nostre campagne, con una difficoltà oggettiva anche ad immaginare attività economiche che si svolgono in un clima così tanto di incertezza. Dobbiamo essere bravi in questo senso a mobilitare quanto più possibile le forze dell'ordine, che sono quelle preposte ad avere un ruolo di controllo e repressione, e dobbiamo essere anche capaci spesso di mettere a frutto dei sistemi che possono essere sinergici, cioè delle attività intersettoriali che possano spaziare anche dall'innovazione tecnologica ai presidi di tipo rurale. L'innovazione tecnologica, ad esempio, può essere un ottimo strumento attraverso il quale implementare videosorveglianza o meccanismi di allerta che possono essere immediatamente utilizzabili anche dai nostri agricoltori. Io ricordo che tramite il PSR della Regione noi siamo riusciti a portare, o stiamo completando in questi mesi, la infrastrutturazione della rete ADSL, quindi della velocità a 30 mega, che è comunque una dotazione importante. Oggi l'agricoltura è una frontiera anche di innovazione tecnologica, quindi dobbiamo cogliere tutte le opportunità che arrivano, sapendo che il tema dell'ordine pubblico è un tema centrale che ovviamente avvolge più settori, non solo quello agricolo. Concretamente, quali sono i vantaggi che questo nuovo PSR dà agli agricoltori? Ma questo nuovo strumento finanziario, indubbiamente rispetto al vecchio strumento finanziario, ha una dotazione nettamente più ampia e darà un contributo di almeno 10% in più per chi farà investimenti. Quindi è una cosa che veramente andrà incontro alle imprese che devono fare investimenti.